Sono giorni e giorni di ondate continui di sbarchi incessanti e tra l'altro anche tanti naufragi al largo delle coste della Libia o della Tunisia. Ebbene, il governo oggi ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza. Questo in sostanza significa snellire, accelerare moltissimo tutte quante le procedure che servono per l'identificazione e anche per il rimpatrio. Ma non c'è solo questo, c'è anche altre misure prese per aumentare i centri di accoglienza. Vediamo. Il numero di sbarchi record è un fine settimana drammatico, con le continue chiamate di aiuto e due nuovi naufragi con altre decine di morti nel Mediterraneo, hanno spinto il governo a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Una decisione presa oggi durante il Consiglio dei Ministri. Si rischia di mandare il sistema in collasso se continua questo tasso di approdo, aveva sottolineato ieri il ministro Musumeci. Speriamo l'Europa si renda conto che non abbiamo molto tempo, servono misure in deroga all'ordinamento vigente. Lo stato di emergenza sostenuto da un primo finanziamento di 5 milioni di euro, avrà la durata di 6 mesi e darà al governo poteri speciali per snellire procedure di accoglienza, identificazioni e rimpatri. Soddisfatto il presidente della regione Calabria Occhiuto, tra i governatori in prima linea in tema di accoglienza. Oggi in commissione affari costituzionali al Senato è ripreso anche l'esame del decreto Cutro con gli emendamenti dell'esecutivo. La stretta del governo si concentra soprattutto sulla protezione speciale, con un dimezzamento dei tempi di verifica per il rinnovo dello status da 4 a 2 anni e regole più rigide per chi lo ottiene. Altro punto previsto nel decreto è portare ad almeno 20, uno per regione, i centri per i rimpatri, perché gli arrivi non si fermano. Oltre 31.000 dall'inizio dell'anno, 4,5 volte in più rispetto al 2021. L'hotspot di Lampedusa è di nuovo stracolmo. Nel pomeriggio in 400 hanno lasciato la struttura e sono stati trasferiti a Porto Empedocle, mentre continuano le operazioni di soccorso dei due barconi intercettati in acque SAR italiane. Uno, scortato dalla nave Peluso della Guardia Costiera, arriverà entro domattina a Catania con 700 migranti. Un centinaio tra donne e bambini sono già sbarcati. La nave 18 sta scortando l'altro barcone soccorso a sud-est di Capopassero con 400 migranti a bordo. Altrettanti ne trasporta un peschereccio avvistato nel pomeriggio in acque SAR maltesi da un velivolo della ONG tedesca Sea-Watch. Si sta